No, non ci posso credere. Cosa ho preso, eh? No, no, non ci credo, eh. Come ho fatto? Eccoci qui ancora a Parzanica con un altro video di Magnifici. Allora, iniziamo subito. Partiamo subito, subito bene. Un maxi, una vite e chiodi, quelli immancabili, immancabili chiodi. Chiodo. Mancabili chiodi, chiodo. Chiodi. Raccolta chiodi in corso. Mia idea è di spostarmi, di andare tipo là e provare sotto questa chiatta a vedere se c'è sotto il molo qua, diciamo, se c'è qualcosa magari sotto. Stavolta niente. Proviamo a spostarci. Proviamo a vedere se qua.
Grande raccolta. Allora, chiodo. Chiodo. Sasso. Chiodo. Molti chiodi. Ops. Devo appoggiarli giù in un altro posto, sennò qua cadono. Adesso provo a spostarmi di qui. Grande raccolta. Un pezzo di bacchetta di ferro. Chiodo. Chiodo. E questa cosa che non so cos'è. Comunque ancora un pezzo di ferro. Proviamo di qua. Chiodi, chiodi. Cioè, la cosa incredibile è che come si appoggia, appoggio il magnete, come appoggio il magnete sul fondo, questo attrae subito chiodi, cioè, incredibile. Adesso sì che si ragiona. Non so cos'è. Boh. Chiodo. Pezzo di ferro. Oh, facciamo una pausa, poi riprendiamo. Mi chiedo, ma perché io non trovo droni, non trovo cose particolari, ma trovo solo chiodi? Perché ho visto gente trovare ancora, tipo anche appunto droni, cose strane. Vabbè, devo continuare. Thank you.
prima o poi qualcosa di troverà di particolare. Lo troverò. Oh, questa volta pulito. Mi sposto un po', male, mi metto là sulla punta. Chiodo. Strani pezzetti di ferro. No, non ci posso credere cosa ho preso, No, no, non ci credo, Come ho fatto? Ma... Ragazzi, avete presente quando ho detto che non prendo mai niente di particolare? Ecco, non so se si vede, ma non penso. Praticamente questo qua, questo, anche se forse si vede, è un pezzo di bancale che ho preso chissà dove là al largo e l'ho portato fino qui. Adesso se riesco lo tolgo, non so neanche come ho fatto a prenderlo col magnete, probabilmente ho preso l'unico chiodo, i chiodi, non lo so, l'ho trascinato con i chiodi. Cioè ho portato un pezzo di bancale e praticamente l'ho portato a riva, ormai manca pochissimo a riva. Adesso se riesco lo tiro fuori dal tutto. Guardate dove l'ho portato. Ormai è quasi fuori dall'acqua. Se riesco a spostarlo ancora un attimo lo prendo. Aspetta che provo a scendere qua. Se no mi ammazzo, provo a prenderlo. Provo, eh.
ciombo d'acqua. Mettiamolo qua, così si vede. Con su anche un animaletto che se ne va. Cioè, non so come ho fatto a prenderlo. O almeno ho preso quel chiodo qui, o il chiodo di là, oppure mi sono agganciato qua al centro e l'ho trascinato. Comunque, questo non è una cosa da tutti. Un pezzo di mancale. Anche bello grande, cioè. E anche piuttosto pesante. E essendo ciombo d'acqua. Feo. Aia. Che schifo. Beh, questo lo lascio qua, tanto qua è ben visibile. Qualcuno penso che pulirà, lo porterà via. Almeno quello lì è fuori dal lago. Andiamo avanti. Chiodi, sempre chiodi. La cosa bella è che se lancio al largo, beh, tranne un pezzettino qua di ferro, tipo mini chiodino, non prendo niente. Il magnete è comunque piuttosto pulito. Se provo qua a riva, è una cosa indescrivibile la quantità di chiodi che ci sono qua. Chiodi.
la zona piuttosto pulita. Magari mi sposto un attimo ancora di lì e poi per oggi direi basta. Chiudino. Chiodo, chiodi, vedere là se c'è altro e poi basta. Io sapevo che sul finale ci sarebbe stato qualcosa. Allora, chiodo, mettiamo gli altri chiodi e poi
Ci vuole una maniglia e un secchio. Eccola qua. Vediamo se c'è altro. E qua arriva, devo dire che c'è un bel po' di roba. E adesso vabbè, abbiamo tolto, abbiamo pulito bene. Bello limpido. Allora, ho visto un altro pezzo di ferro qua arriva, vediamo se riesco a toglierlo. Diciamo che non era questo, era l'altro, purtroppo il pezzo è ancorato sul fondo, non riesco a toglierlo. Però ho trovato questo pezzo qua di ferro. Non so che cos'è. Sembra quasi una lama. Si è curvata, ma questa è una lama per me. No, forse no, no. Ancora chiodi. Allora, pezzo di ferro e chiodi.
Non so se si vede. Bellissimo. Provo a pulirlo e a fine video vi faccio vedere. Bellissimo, un lucchetto antico, piccolino. Bello questo. Questo lo tengo. Oh, continuiamo qua allora, eh? Qua funziona questo posto, eh? Di chiodi molto neri e probabilmente sono da molti anni che sono sul fondo. Un pezzo di ferro, un ferro, un chiodo. Allora, a vedere se riesco con una mano a tenere il telefono e una a recuperare. Un chiodo strano. Raccolta di oggi, più il bancale e più la maniglia qua del secchio. Adesso raggruppo il tutto, lo porto via quel cestino che c'è qua di sopra, sopra là dove c'è la strada. Ricordatevi di tenere pulito l'ambiente.
Ragazzi, è successa una cosa abbastanza bella, insomma. Stavo venendo via e niente, arriva una coppia di signori, si avvicinano così al lago, ma non dico nulla, si avvicinano al lago, iniziano a guardare il lago e dicono: "Ah, caspita, qua sei bello pulito il lago, guarda, non c'è neanche una scatoletta, niente, bello, bello pulito." E c'ero lì, io stavo prendendo su tutte le mie cose col mio magnete, stavo venendo via, infatti il tipo lì dopo mi ha guardato, mi ha salutato, forse, cioè non so se magari la cosa poteva essere riferita anche a me. E niente, basta tutto lì, no? Però è stata una bella cosa, insomma. Niente, se il video di oggi vi è piaciuto, vi chiedo di iscrivervi al canale, di mettere mi piace e ci vediamo alla prossima. Ciao!